Capo, vieni qua che ti faccio le coccole. La capra ha un nome particolare, si chiama Capri. L'abbiamo presa perché 3 anni fa eravamo andati in Calabria e ci siamo trovati per caso da una signora che aveva un capretto piccolino con la mia bambina. La mia bambina era tutta emozionata, voleva accarezzarlo e questa signora ha detto sì, tanto domani lo uccidiamo per Pasqua. Per noi è stato un po' uno shock, mia figlia si è messa a piangere, insomma alla fine abbiamo detto signora non è che ci vende la capra, ma non è che pensassimo no, dove l'avremmo messa. Morale della favola, ci ha venduto la capra, forse pensando che l'avremmo mangiata noi, e invece l'abbiamo portata a casa e da quel momento è cresciuta, è diventata una roba gigantesca e fa quello che vuole perché si sente un cane. Secondo me è una capra da guardia, perché anzi quando si arrabbia, io non lo sapevo perché non sono un'esperta di capre, alza tutto il pelo, no? Poi fa proprio gli attacchi così come un cavallo imbizzarrito e fra l'altro cioè dà le botte. Abbiamo 3 gatti in casa, tutti adottati ovviamente, gatti sfortunatissimi che però adesso sono diventati molto fortunati dal mio punto di vista. Abbiamo Pupillo e Pocio che sono 2 gatti presi al gattile di Roma della Piramide. Nerino è l'ultimo arrivato, un gatto randagio che girava sempre attorno a casa nostra. Io sono più gattara che canara, se uno vuol fare delle divisioni, perché sono animali molto indipendenti ma ti amano alla follia. Eccolo qua Neri. Adesso se si avvicina ve lo presento, perché comunque ti amano tantissimo. Neri, piccolo, vieni piccolo. Secondo me i gatti sono comunque animali meravigliosi che ti danno un grande affetto, solo che caratterialmente vogliono essere più indipendenti. I cani subiscono tutto, non è giusto subire tutto nella vita. Cioè, se ti trattano male, devi mordere il tuo padrone. Ecco, io sono molto controtendenza, però i cani hanno una grandissima intelligenza, infatti le persone che dicono il cane deve stare in giardino, il cane da guardia, cioè esistono gli antifurti che possono fare la guardia e molte volte funzionano meglio dei cani, perché comunque il cane è veramente un compagno di vita meraviglioso. Il cane è qualcuno che ti sta accanto quando stai male, che ti vuole un bene incredibile, che capisce le tue abitudini, perché più tu interagisci con lui, più lui si adatta a te.